Buongiorno a tutti, sono Silvia Galvanico. Io mi sono sempre occupata, cioè mi sono sempre occupata del lavoro, soprattutto nel campo dell'agricoltura, e lì ho imparato a conoscere il territorio. Ho sempre studiato, mi sono laureata in scienze agrarie. Ho sempre pensato che fosse sufficiente lavorare, che qualcuno si sarebbe occupato della nostra terra, ma non è così. Ad oggi, da siciliana, sono indignata della cattiva amministrazione che sta appunto massacrando, sta uccidendo la Sicilia, ma soprattutto la nostra provincia. Mai aver pensato di fare politica ad oggi, di fronte a tutte queste ingiustizie, tutti dobbiamo fare qualcosa. Per questo sono scesa in campo mettendoci la faccia, quindi per questo ho deciso quindi di candidarmi all'Assemblea regionale siciliana. Sono molto giovane, sono una donna, ho voglia di fare tantissime cose, di coinvolgere tantissimi giovani, tantissime donne e la famiglia che è il perno principale della nostra società. Io intendo valorizzare a livello regionale i punti, quindi sull'agricoltura, sulla pesca, che per me sono alla base appunto della nostra economia. Poi voglio essere appunto una... ascolterò tutte le idee, tutte le proposte che mi faranno quindi i giovani, sono a contatto con loro sempre. Infatti ieri c'è stata la dimostrazione all'inaugurazione che mi hanno ascoltata e soprattutto mi hanno proposto tantissime idee. Sono contenta, quindi ho visto il vero volto bello della Sicilia. Ci sono tantissime problematiche per quanto riguarda quindi l'economia, non ci sono piani di sviluppo del territorio, quindi dobbiamo fare di tutto per parlare, quindi per garantire opportunità lavorative ai giovani. Io ci sto mettendo la faccia. Ho voglia di fare, ho voglia di intraprendere questa nuova mia avventura politica all'Assemblea regionale siciliana e portare soprattutto la mia voce, cioè una donna che porta la voce all'ARS. Voglio mettere le mie competenze per il territorio in luce attraverso l'agricoltura, la pesca e garantire quindi le opportunità del nostro territorio e soprattutto per i giovani con progetti di agricoltura, di pesca, turismo e beni culturali. Sicuramente revisionare il PSR, quindi quello delle macro aree, che è un aspetto fondamentale. L'altro quindi con le cooperazioni quindi tra le aziende e poi garantire quindi quelle che sono le DOP e l'IGP per il nostro territorio, ma anche per quanto riguarda ricerca e innovazione tra studenti dell'università e città oppure provincia semplificazione burocratica, che è importante perché la gente è stanca sempre di aspettare.